Siamo con Bianca Pizzorno qua nel cortile di Palazzo Castiglioni, che ha appena concluso la sua conversazione con Federico Taddia. L'autrice, che è una delle principali autrici di questo festival, è disposta a parlare con noi una breve chiacchierata. Allora, con Taddia avete parlato di divertimento. Nei suoi libri, quanto è importante la componente umoristica? È importante nel senso che i miei libri sono quasi sempre un po' critici della società, del costume o via dicendo. Non mi piace fare il cittadino indignato che si strappa le vesti, eccetera. Mi piace invece sottolineare l'assurdità di tante situazioni. E per sottolineare l'assurdità di qualche cosa, la cosa più funzionale è fare ridere. Cioè, se io rendo ridicolo il tiranno, è il discorso del re nudo, no? Se io rendo ridicolo il tiranno, è la prima e più forte critica che gli faccio. Quindi sì, è importante il far ridere, ma un ridere pensato, ecco. Poi, nei suoi libri, è stato importante nel tempo e nei vari generi la componente femminile, la protagonista femminile. Ha visto nel tempo cambiare le sfide che queste protagoniste hanno dovuto affrontare o più o meno sono rimaste sempre sullo stesso piano? Nel tempo è cambiata la condizione delle donne, è cambiata moltissimo. È cambiata da noi in Europa, da noi in Italia, quando io dico sempre che prima e dopo il 68, prima e dopo la pillola, la situazione delle donne era radicalmente diversa. Purtroppo nell'ultimo periodo, secondo me, anche per la crisi economica, le conquiste che avevano fatto le donne si stanno riducendo e bisogna stare molto attenti a che non si facciano dei passi indietro. Io ho la mia età, per cui quello che è stato, non è. Però per le ragazze giovani sono preoccupata e vorrei ogni volta ricordargli: state attente, perché noi per arrivare dove voi siete arrivate, noi abbiamo lottato tanto, non lasciatevi scippare quello che ci è costato fatica, noi l'abbiamo fatto per voi oltre che per noi. Quindi, e poi quando io ho cominciato a scrivere, noi non conoscevamo bene una parte del mondo con la quale adesso stiamo entrando in contatto, che è l'Islam, il quale purtroppo nei confronti delle donne, anche se qualcuno loda e dice che il burqa è segno di libertà, perché sotto il burqa puoi fare quello che vuoi, secondo me è un segno di oppressione e di schiavitù che non sono disposta a accettare, non sono disposta a accettare le mutilazioni genitali con la scusa che è la loro cultura, col cavolo è la loro cultura. E sono delle cose gravissime che si fanno contro le donne, che si facciano le mutilazioni genitali maschi, vediamo come la prendono. Per cui, insomma, le cose sono veramente cambiate tanto e dobbiamo tenerne conto. E oggi i tempi sono questi. Bene, un'ultima domanda. È in uscita il suo prossimo libro, Il sogno della macchina da cucire. Se vuole anticipare qualcosa sul suo nuovo lavoro. È un romanzo, è la storia di una sartina, più o meno si svolge agli inizi del 1900, il clou è nel 1905, è una ragazza povera che si guadagna la vita col lavoro manuale, una piccola artigiana. Quello che, diciamo, il legame con la situazione attuale nasce dalle mie riflessioni su tutti quelli che oggi vorrebbero riaprire le case chiuse. Io ho studiato tanto, ho studiato proprio l'origine delle case chiuse di Stato, perché di altro genere ci sono sempre state, ma la vergogna che lo Stato si fa le none e si prende il 70% per ogni prestazione di una povera crista, rende le donne schiave, chiudendole, togliendole e privandole di quasi tutti i diritti civili e non colpendo minimamente i loro clienti, senza i quali il fenomeno non esisterebbe. In quegli anni, le prime case chiuse sono state chiuse di Stato, sono state fatte da Cavour nel 60. Perché? Perché Cavour aveva bisogno di molti soldati per fare le guerre di indipendenza e i soldati erano tutti sifilitici. Allora lui ha avuto questa bella idea, invece di controllare i soldati, ha controllato le donne rinchiudendole. E poi ci sono state piccole variazioni, ma non tanto grandi. Nella categoria delle donne che contro la loro volontà finivano prigioniere in queste case, la prima erano le servette, la seconda erano le cucitrici, le sartine. Perché? Perché il lavoro di
non di, oggi noi pensiamo ai grandi sarti, agli stilisti, ai design, ma la sarta che rammenda, la sarta che ti rivolta il cappotto, la sarta che fa il grembiulino per il figlio del povero, è sempre sul limite del rasoio, non guadagna abbastanza da vivere. E se non guadagna abbastanza da vivere, basta un minimo sgarro per finire in una casa chiusa. Per cui l'origine, la nascita di questa storia, di questo personaggio della sartina, che è proprio venuta a cercarmi, a dirmi devi raccontarla la mia storia. Io l'ho scritto in fretta questo libro, molto appassionata, perché come la notte, io mi alzavo prestissimo, la notte mi erano venute delle idee, come lei fosse venuta a trovarmi e mi avesse suggerito. Parla anche di quello, di anche quello, per esempio, che io posso essere chiusa per vagabondaggio, ma se io non ho lavoro e vado in giro nelle case a cercare lavoro, è vagabondaggio. Se una lettera anonima dice che mi ha visto parlare sulla porta di casa con un uomo, è adescamento e mi mettono dentro. E quindi man mano, vabbè, ho anche studiato tanto, non ho soltanto avuto visioni in sogno, ho voluto proprio raccontare la storia di una appartenente a quella che oggi si chiamerebbe working class, che grazie al suo senso di dignità e alla sua fermissima determinazione a essere indipendente, riesce, sia pure sempre un po' terrorizzata da questo pericolo che incombe, comunque riesce a diventare adulta e a farsi un futuro basandosi sulle sue proprie forze. Ringraziamo Bianca per la disponibilità. Ricordiamo che sabato 8 l'autrice presenterà altri due eventi alle 17.15 in Palazzo Ducale e alle 20.45 al Conservatorio Campiani.